Abbiamo rinnovato l'accordo con NordVPN, però giustamente loro vogliono vedere partecipazione, vogliono vedere che il nostro codice sconto viene utilizzato. Se utilizzate, usufruite di una VPN, ragazzi, utilizzate il nostro codice sconto che è importante per supportare il canale. Punto esclamativo VPN in chat. Mi raccomando, amici di Twitch e di YouTube, sosteneteci anche in questo modo. Eccoci qua, buonasera ad Alberto Mingardi, direttore dell'Istituto Bruno Leoni. Benvenuto. Buonasera e grazie mille. Buonasera, benvenuto. Benvenuto, benvenuto. Noi stavamo iniziando con un preambolo, insomma, legato al capitalismo e alla domanda, insomma, che giustamente qualcuno faceva in chat, ovvero non tanto quanto sia perfetto o imperfetto il capitalismo, ma quanto potrebbe esistere un'alternativa al capitalismo de facto, che è quello, insomma, a cui ancora non è stato mai dato una risposta dai detrattori, da coloro che non apprezzano il capitalismo. E infatti anche, insomma, il libro che hai scritto, Alberto, di dietro, io ancora non ho letto il libro, niente spoiler, però dietro c'è scritto: è dalla rivoluzione industriale che aspettiamo la fine del capitalismo, ma per sostituirlo con cosa? E quindi partiamo da questo, insomma. Ovviamente ci sono tanti pensatori, diciamo così, utopisti, che hanno proposto nel corso del tempo delle alternative basate sul superamento dell'economia monetaria. Oggi si parla molto di economia del dono. In realtà il problema va un po' per gradi, nel senso che un'economia di mercato pura ovviamente non esiste. Non c'è nessun paese oggi nel quale noi osserviamo un capitalismo non perfetto, perché non lo sarebbe, perché lo fanno gli esseri umani, ma un capitalismo libero da influenze dello Stato. E quindi in qualche modo si tratta di una specie di guerra di posizione: un po' si va avanti, un po' si va indietro, quale che sia l'avanti e quale che sia l'indietro. Il problema io lo metterei in questi termini, cioè siamo convinti che sia opportuno che l'allocazione dei fattori produttivi, che l'avvio di nuove iniziative, che lo sviluppo di cose nuove resti sostanzialmente, si basi sulla libertà delle persone, oppure siamo convinti che ci siano, per esempio, delle grandi direzioni, delle grandi idee, dei macro progetti che qualcun altro deve instradare, dirigere, pianificare. In questo momento, ma in alcuni paesi più che in altri, ovviamente va forte la seconda idea, cioè che i problemi che abbiamo davanti sono talmente rilevanti, talmente importanti, che c'è bisogno di più direzione di questo processo. Il libro appunto cerca di raccontare un'altra storia, di dare una risposta diversa a quella oggi dominante. Bene, Giorgio, lei che è il massimo esponente del capitalismo del nostro canale, vada con qualche domanda. Ma io sono il massimo esponente del capitalismo. Lui è praticante. Anche, non credere. Io sono praticante e sono anche un estimatore di Mingardi. Avevo anche comprato si chiamava la Verità, vi prego, sul neoliberalismo, se mi ricordo bene. Che è un altro bel libro che consiglio, tra l'altro. E sì, diciamo che ovviamente non spoileriamo il libro, perché è giusto che la gente se lo compri, se lo legga, anzi cercherò di farlo anche io. Quello che secondo me è interessante è capire, cioè partiamo dall'assunto che per me, come credo anche per Mingardi, il capitalismo sia stato un'ottima cosa che è successo all'umanità, ed è una cosa che ha permesso dei successi da un punto di vista dell'umanità pazzeschi. Se guardiamo come è crollata la povertà, l'analfabetismo, la mortalità infantile, tutta una serie di cose, le condizioni di vita in generale. E quello che stupisce è come mai una cosa che ha dato così tanto all'umanità, senza voler dire che è perfetto, perché poi i capitalismi sono di tanti tipi, i capitalismi hanno problemi come tutte le cose nel mondo, però diciamo che, almeno a mio modesto parere, è il modello migliore che ci siamo trovati fino ad oggi, no? Ancora uno migliore non abbiamo trovato per portare benessere e libertà.
come mai una cosa che ha funzionato così bene ha così tanta cattiva stampa ed è così difficile parlarne bene? Questa è secondo me la che poi penso che sia anche la motivazione che ha spinto Mingardi a scrivere un libro di questo tipo. Sì, il libro fa parte, anzitutto è un libro breve, leggibile, sono poche pagine scritte anche in grande, quindi non c'è neanche bisogno di comprarlo in Kindle per fare la cosa... È quasi tascabile. Si allarga il carattere, no? Letteralmente tascabile. Uno può portarsi il capitalismo in tasca, mettiamola in questi termini. Il libro è esattamente una carta di credito. Ciò che... purtroppo quella funzione non lo fa, penso che il mulino sarebbe molto preoccupato se in qualche modo succedesse una cosa simile. Il libro si interroga un po' su questo, cioè cerca di raccontare una storia diversa. La storia diversa è quella alla quale è stato appena fatto cenno, cioè negli ultimi 250 anni noi abbiamo sperimentato, prima solo in quello che una volta si chiamava Primo Mondo, Occidente, Paesi Ricchi, ma negli ultimi 30 anni anche da principio in Asia, adesso in alcuni paesi africani, insomma in giro per il mondo, una straordinaria creazione di ricchezza che ha coinciso con l'uscita dalla povertà più nera di tantissime persone. E questa è una buona notizia a prescindere. Insomma, quando si traccia per esempio un bilancio della globalizzazione ci si dimentica troppo di frequente questo fatto. Come mai questo ha cattiva stampa? La collana si chiama Parole Controtempo, io dico che in parte è anche la parola, cioè la parola capitalismo in qualche modo, che non a caso è una parola che viene dai detrattori di questo sistema, di questo processo economico, di questo modello sociale, la parola pone l'enfasi sul capitale, cioè siccome è un sistema nel quale i mezzi di produzione sono di proprietà di privati, si lascia intravedere che la questione vera è sostanzialmente l'accumulazione. E se la questione è l'accumulazione, vuol dire che ci sono divari, differenze, diseguaglianze inarrivabili già in astre di partenza di questa gara. L'accumulazione però c'è sempre stata nella storia, ugualmente, scusate il bisticcio, diseguaglianze anche molto profonde, molto più rilevanti persino di quelle dei nostri tempi. Ciò che contraddistingue questo sistema è qualche cosa di diverso. È il fatto cioè che a un certo punto, per ragioni di carattere, oserei dire, proprio culturale forse, prima ancora che politiche, in questo pezzo di mondo e poi in altri, abbiamo deciso che si potevano lasciare le persone libere di sperimentare con l'attività economica, di provare a fare delle cose nuove, di innovare, di prendere delle scoperte scientifiche o delle innovazioni tecnologiche, di trasformarle in prodotti che poi giù finivano per cambiare la vita anche delle persone comuni. Questa è stata un po' la grande liberalizzazione, ovviamente sempre parziale, sempre imperfetta, sempre condizionata dalle interferenze politiche le più diverse, con la quale noi abbiamo avuto a che fare. Per capire un po' che cosa è successo, penso che un esempio molto bello sia un esempio che fanno Ronald Coase e Ning Wang, quindi un premio Nobel per l'economia morto qualche anno fa e il suo coautore cinese, in un libro appunto sulla Cina, dove raccontano la storia di uno dei primi milionari di quel paese, che era un signore che era finito due volte in galera perché vendeva semi di anguria tostati, che sono uno snack popolare in Cina, ma all'inizio degli anni Ottanta, prima che in qualche modo Deng decidesse di aprire poco poco le porte all'iniziativa economica, svolgere attività imprenditoriale era di fatto un crimine. A un certo punto gli viene portato di nuovo il caso di questo signore per consegnarlo di nuovo a un carcere, e Deng dice: vabbè, aspettiamo, vediamo che cosa succede. E con micro iniezioni di libertà economica di quel tipo poi si è innescato pian piano quel processo straordinario che è stato lo sviluppo economico della Cina. Io volevo chiedere una cosa, perché allora diciamo che le critiche che più si sentono di recente sia la questione che non si pensi tanto al benessere delle persone, quindi che il capitalismo vada a
creare una sorta di macchina in cui coinvolge pienamente la vita delle persone in vista della produttività. Quindi ultimamente sta nascendo, si sta parlando molto della questione del benessere mentale, del cercare di lavorare meno per avere più una vita. Ecco, da questo punto di vista, e quanto questo veramente è dato dal capitalismo o è forse l'evoluzione della società, o appunto, non so, chiedo a lei cosa ne pensa di questa critica qui. Ma allora, la cultura delle persone, come la cultura dei paesi, varia nel tempo. Ci sono evidentemente, insomma, realtà che attribuiscono un valore diverso al lavoro rispetto che al riposo. Storicamente noi non abbiamo mai avuto tanto tempo libero come l'abbiamo oggi. Se noi pensiamo a come lavoravano i nostri nonni, ci rendiamo conto di essere molto fortunati. Io avevo un bisnonno, questa è una storia che hanno tutti. Io mi ricordo i racconti della storia del mio bisnonno che era un signore che ha svolto dei mestieri modesti, ha fatto il barista, poi ha fatto il piccolo impresario edile, era un signore il quale sostanzialmente ha cominciato a lavorare a 7 anni e di lì poi ha sempre continuato con ritmi e con una fatica fisica superiore a quella che facciamo, a quella che facciamo noi. Io penso che sia assolutamente legittima l'ambizione di cercare di costruirsi una vita che assomigli il più possibile ai propri interessi. Però rendiamoci anche conto che questa vita che assomiglia il più possibile ai nostri interessi ci è disponibile, è possibile, soprattutto grazie alla straordinaria collaborazione di un sacco di persone dal resto del mondo che ci rendono possibile fare delle cose che altrimenti non potremmo fare. Certo. No? La profondità della divisione del lavoro, l'interconnessione consente cose come quelle che noi stiamo facendo adesso, che erano non fantascienza, ma un'immagine futuristica non 50, ma anche solo 20 anni fa, ci consente di beneficiare di beni e servizi anche a basso prezzo che migliorano la qualità della nostra vita. Certo, le nostre cose non necessariamente danno senso alla nostra vita, anzi ci mancherebbe altro. Se la critica è questa, è chiaro che sono gli amici, sono le esperienze, sono le persone a cui vogliamo bene che danno un senso alla nostra vita e non i nostri consumi. Però tutto sommato, come direbbe Catalano, ci sono problemi che possiamo porci perché abbiamo livelli di consumo più alti che in passato proprio non avremmo potuto neanche traguardare. Li avremmo visti da lontano, avremmo pensato che riguardavano, nella migliore delle ipotesi, le possibilità economiche dei nostri nipoti, come scrive Keynes in quel saggetto che traguarda appunto un momento di benessere tale nella storia del mondo che persone potranno permettersi di lavorare pochissimo e fare solamente quelle poche cose che a loro piace. No, però a me resta il dubbio sul... Scusa, vai Fra. No, tranquillo. No, era ancora sul punto di prima, sul perché ci siano così tante persone che ce l'hanno col capitalismo, de facto. È questa la cosa che forse è più interessante di tutte. Non so se ci hai dato una spiegazione. Beh, ci provo, ma non, ovviamente non sono spiegazioni provvisorie, non è detto che siano persuasive. Secondo me c'è una cosa che noi molto spesso non consideriamo perché non ci piace sempre guardarci allo specchio, ed è che siamo tutti naturalmente dirigisti, anch'io. Cioè siamo tutti convinti di poter insegnare agli altri come dovrebbero non solo fare la loro vita, ma gestire il loro tempo, come dovrebbero lavorare. È come quando andiamo al ristorante, no? Che a un certo punto ci sostituiamo al cuoco, come quando andiamo allo stadio e ci sostituiamo all'allenatore della squadra di calcio. Riconoscere la libertà agli altri di fare delle cose a modo loro e di pensare delle cose nuove a modo loro è intellettualmente una sfida, un atto di umiltà, anche quasi di, come dire, è un po' un farsi violenza, perché noi siamo profondamente convinti di sapere meglio degli altri cosa dovrebbero fare. È una prima metà della risposta. La seconda metà è che secondo me questo si applica soprattutto alle produzioni.
Cioè noi siamo abituati ad interagire con un mondo di oggetti e di servizi dei quali sappiamo pochissimo, che sono per nostra fortuna abbondanti in larga misura a prezzi contenuti, e in qualche modo li diamo sempre per scontati. Pensiamo che sia facile realizzare quelle cose, produrre i beni e i servizi dei quali noi godiamo, in qualche modo che potremmo farlo noi. E ci sfugge invece la straordinaria complessità della produzione, che si produce dalle interazioni autointeressate di miriadi di persone. Se noi pensiamo che la produzione sia semplice, noi tendiamo a pensare anche che sia facile mettersi al posto di guida e condizionarla e cambiarla e spostarla in una direzione o nell'altra. Invece ci sfugge che la produzione è una cosa dannatamente complicata. Sì, un'altra tra le cose, sono d'accordo, tendenza a semplificare. Trovate attenzione, scusate. No, io volevo dire solo una cosa su tra i detrattori, diciamo, del modello capitalista occidentale. C'è chi sostiene, per esempio, che il modello venezuelano potrebbe essere un'alternativa. E niente, cosa ne pensi del modello venezuelano? È una domanda seria. Sì, domanda. Penso che sia quello che ha prodotto più migranti negli ultimi anni. Vi racconto questa perché è una storia vera, non è un aneddoto, ogni tanto uno gli aneddoti se li inventa. Questa è una storia vera. Arrivavo negli Stati Uniti, un aeroporto incasinatissimo, l'aeroporto di Los Angeles, prendo un Uber. E io parlo molto male spagnolo, proprio perché lo parlo male appena posso, mi piace provare a parlare. Mi trovo con un autista, con un driver che parla solo spagnolo, un signore di una sessantina d'anni, il quale mi fa una lezione strepitosa sui vantaggi del modello capitalista. Gratis, così, accompagnandomi in albergo. E io alla fine gli chiedo: senta, io apprezzo molto la lezione, magari altri suoi passeggeri no, però mi spiega da dove viene. E questo mi dice: sa, è molto semplice. Io sono venezuelano, io facevo l'avvocato fino a 10 anni fa. Poi sapete che c'è, se un avvocato deve emigrare a 50 anni, non è che si mette a studiare il diritto americano o il diritto del paese in cui arriva. Si mette a fare quello che può, aveva un po' di soldi, si è comprato una macchina e si è messo a fare il driver. E il modello venezuelano ha prodotto milioni di persone con un destino così, insomma, se cercate su internet trovate facilmente immagini di queste lancinanti code a piedi di persone che escono dal paese. Mi sembra abbastanza semplice come metodo, non è perfetto. Però se uno deve vivere in un posto, è meglio vivere in un posto dove la gente vuole venire che in un posto da cui la gente vuole scappare. Decisamente. Ma non ci sono mai, cioè, come mai altri modelli non hanno funzionato? Cioè, soprattutto in rapporto alla democrazia, alle libertà, eccetera, eccetera. Tutte le forme di socialismo ovviamente promettono da principio sostanzialmente di fare a meno delle diseguaglianze economiche, ma di consentire le libertà individuali. Questa è la promessa, questa è la pubblicità, mettiamola in questi termini. Quando comincia il film, quando finisce il trailer, di solito poi a un certo punto la cosa deraglia e va in un'altra direzione. Perché la libertà economica è un pezzo fondamentale della libertà individuale. Io credo che questo forse l'abbiamo capito quando ci siamo trovati noi, non altri, a perderla per un certo periodo di tempo questa libertà. Dover stare in casa, il non poter uscire e andare nel negozio che desideriamo, il non poter tenere aperta la nostra attività se non rientrava in un elenco predeterminato. Questa roba qui è la libertà economica. La libertà economica è alla fine la libertà di scegliere cosa fare con il nostro tempo, con il nostro corpo, con le risorse a nostra disposizione. E quindi è anche difficile immaginarlo un paese che veramente
ti lascia la libertà di, che ne so, di pubblicare un giornale, ma nello stesso tempo non ti lascia la libertà di aprire il giornale che vuoi con i mezzi che riesci a trovare. Non è così facile pensare, molto spesso, come dire, noi siamo abituati a considerare anche noi, non solo gli antichi, il denaro una faccenda vile, una faccenda greve, soprattutto quando ne abbiamo a sufficienza e non abbiamo di che preoccuparci. Però la libertà economica è una componente fondamentale della nostra libertà, anche rispetto alla nostra identità. Scegliere con che giornale mettersi sotto braccio, che libri comprare, se avere addosso una cravatta o una t-shirt fa anche parte di quello che noi siamo e lo determiniamo anche perché possiamo essere liberi economicamente. Infatti qua secondo me c'è una delle cose su cui cascano un po' tutti i modelli, anche il capitalismo quando non è applicato in maniera, diciamo, in qualche maniera originale, ovvero che si tende a separare la libertà economica dalle libertà personali o quelle che possiamo chiamare diritti civili, eccetera, come se le due cose potessero stare indipendentemente. Invece a me sembra, per quello che abbiamo visto, che tutte le volte che si cerca di dare solo una delle due libertà, il modello fallisca in qualche maniera. Ovvero il modello, diciamo, socialista è quello che dice ti do le libertà personali, che poi fino a certo punto, a certi punti, in certi casi, ma la libertà economica invece te la controllo molto. E poi ci sono stati anche modelli di dittature che hanno mutuato la parte della libertà economica e si tenevano per sé le libertà personali. Entrambe queste cose secondo me non hanno mai funzionato e sono le maniere in cui ci si schianta, che è parte della dimostrazione che in realtà l'unica vera, cioè le due cose sono inscindibili se noi vogliamo fare le cose bene, se vogliamo che le persone siano felici, perché non avere libertà personali, non avere la libertà economica e viceversa, alla lunga e anche alla breve, è abbastanza un controsenso. Sì, con due caveat. Il primo è che dobbiamo anche sapere che la maggior parte degli individui non ha un fortissimo sentimento della libertà. La libertà è una cosa complicata, prevede una certa assunzione di responsabilità e noi di solito cerchiamo di fuggire dalla responsabilità. Tante persone preferiscono alleggerire il carico di responsabilità il più possibile. E questa è una delle ragioni per le quali i grandi movimenti politico-messianici, i grandi movimenti di massa del Novecento sono stati, diciamo così, un lievito sociale così straordinario. Hanno conquistato tante persone perché l'idea di essere liberati dalla libertà, di unirsi in un mistico tutto, per così dire, è molto attraente per tanti individui. Il secondo caveat, abbonatevi amici, la differenza, secondo me, più rilevante tra un modello capitalistico e le alternative, è che gli ismi di solito arrivano con un manifesto, no? Con una serie di proposte, con un elenco di cose da fare. Il capitalismo invece è qualcosa di sommamente adattativo, ha pochi punti fissi, la proprietà privata e la libertà di fare contratti, ed è soprattutto una piattaforma, mettiamolo in questi termini, per la creatività delle persone. E quindi uno dei problemi del capitalismo, e qui lo dico da capitalista non praticante ma credente, è il fatto che in qualche modo non è necessario che un sistema, che un regime sia pienamente capitalistico. Il caso della Cina di prima è abbastanza emblematico. Gli esseri umani, quando vogliono, possono essere così strepitosamente creativi e laboriosi che basta lasciare aperta la porta della libertà economica un pochettino, e i risultati in termini di creazione di benessere sono veramente eclatanti. Dopodiché noi abbiamo una storia, che è quella del nostro pezzo di mondo, nel quale c'erano una serie di valori, c'è stata la formazione, il rafforzamento in realtà di una classe sociale di proprietari e imprenditori che ha portato delle istanze innanzi al potere politico. Altri paesi hanno storie e culture diverse, e quindi non sappiamo se, come, quando riusciranno finalmente ad avere, se mai avranno, una concezione della libertà simile alla nostra.
Da questo punto di vista, diciamo così, il cruccio del capitalista credente, non tanto di quello praticante che è bravissimo a sfruttare qualsiasi opportunità, è che il capitalismo si presta molto male a diventare una cosa alla testimone di Geova o alla lotta comunista, non riesce a venderla porta a porta con il suo credo, perché molto spesso basta poco, bastano riforme anche abbozzate, basta anche qualche refolo di libertà economica per produrre risultati straordinari in termini di creazione di benessere. E poi ovviamente le classi politiche, che molto spesso sono predatorie, se ne approfittano. Senti, a proposito di classi politiche, bene. Io ho una cosa molto, tra l'altro, attuale. Andando in Spagna, cosa ne pensi della proposta di Podemos, del tentativo di creare questi supermercati statali? Sono cose che vanno avanti, grosso modo, dalla metà dell'Ottocento. A me questo fa abbastanza specie, perché io capisco che ci sono degli ambiti nei quali le persone possono avere dubbi sul funzionamento di un'economia di mercato, ci possono essere dei beni pubblici, dei servizi particolari per i quali si nutrono delle preoccupazioni e si pensa di avere bisogno di tutele o di interventi particolari. Ma porca miseria, il supermercato. Cioè, abbiamo a che fare con macchine che funzionano talmente bene oramai che anche nei momenti, diciamo così, più difficili della pandemia, non so voi, ma io ho continuato a trovare i cornflakes al supermercato, a trovare quelli che piacevano a me, a parte i due giorni in cui ho avuto problemi a trovare la farina, perché assieme a tutti gli italiani mi era venuto in mente di fare la focaccia, che nel mio caso era una specie di grissino gigante molto marmoreo. A parte quelle circostanze lì, ho visto la straordinaria resilienza, la straordinaria capacità adattativa di queste macchine per congiungere domanda e offerta. Mi sembra una proposta, molto ideologica. Capisco che Podemos la debba fare, perché insomma le elezioni si approssimano in Spagna e quindi devono giocare un po' la diversificazione col Partito Socialista. Beh, vai Giorgio, scusa che prima ti ho interrotto. No, ero abbastanza d'accordo, volevo fare la battuta che di fatto è perché il capitalismo funziona troppo bene, quindi ne basta poco. Assolutamente, ne basta poco per funzionare. Io faccio spesso l'esempio, perché io sono pieno di amici diversamente capitalisti, che mi dicono, per esempio, quando si parla del grandissimo decremento della povertà dagli anni 80 ad oggi, loro mi dicono, sì, ma se vai a vedere dove, la maggior parte è in Cina. Quindi in realtà non è il capitalismo, è stata la Cina che è comunista. Gli dico, ma il mio esempio è sempre quello, è un po' come l'omeopatia. Cioè, c'è l'amico che ha sempre mal di testa e tu gli dici, guarda, se non vuoi avere mal di testa devi prendere un'aspirina al giorno. E lui dice, no, l'aspirina è una roba chimica che fa malissimo. Io prendo le pillole omeopatiche, le quali contengono in realtà un 30% dell'aspirina, però insieme al profumo di rabarbero e l'acqua dell'Himalaya, così lui si prende queste pillole tutto contento, che quella è roba naturale, però avendo nel 30% di principio, un po' fa, ma non fa benissimo. Quindi inizia ad avere mal di testa un giorno sì, un giorno no. E dice, visto? Sto migliorando e con la mia omeopatia. Questo. E quindi questo cosa vuol dire? È che di fatto, se non ci fosse l'altra parte del mondo che è capitalista, la Cina non avrebbe avuto lo sviluppo che ha, se non avesse potuto fare questo tipo di apertura. Io poi resto convinto, ma non abbiamo la controprova, che se fosse stato uno sviluppo pienamente capitalista e libero, la Cina sarebbe ancora meglio e soprattutto ci sarebbe più una distribuzione della ricchezza molto più sensata di quella, di quella che è. E se devo trovare un caso in cui, un caso di studio, diciamo, dove si può vedere dalle stesse condizioni di partenza come si sviluppano le sorti dei popoli, l'esempio secondo me è sempre quello della Corea, dove si prende un paese, per forza di cosa viene diviso, una parte resta tra l'altro sotto una dittatura con tutto un tipo di economia economista e socialista, un'altra invece completamente aperta al mercato, e si vede come sta la Corea adesso, con tutte le storture, le generazioni che vogliamo, però tra la Corea del Sud e la Corea del Nord direi che in pochi riescono a dire che sia dubbio che sia la Corea del Sud a stare meglio.
Beh, sicuramente. In quel caso, tra l'altro, l'esempio, la differenza è molto eclatante, anche perché nessuno può sostenere, come dire, che come si è fatto in altre epoche, che queste persone siano antropologicamente diverse. Però anche andando a paesi differenti, io molto spesso faccio il caso di Taiwan e del Kenya. Sono due paesi che nel 1950 avevano lo stesso reddito pro capite. Andate a vedere su internet, su Wikipedia, qual è il reddito pro capite di Taiwan e qual è il reddito pro capite in Kenya oggi. Ed è una differenza che è data, se volete, dalla disponibilità ad abbracciare un sistema capitalistico e soprattutto dalla fortuna di partecipare allo scambio internazionale. Questo è un punto molto importante. Quando un paese è un'economia aperta, quando interagisce con l'estero, quando si apre a capitali e imprese straniere, cerca a sua volta ovviamente di andare ad incontrare consumatori in realtà che sono al di fuori di quello stesso paese, si espongono le sue istituzioni, oltre che le sue imprese, a una sorta di stress test. E si riescono a vedere casi di strepitoso miglioramento proprio legati alla, diciamo così, all'appartenenza, alla partecipazione all'economia internazionale. Detto questo, ci sono al mondo dei miracoli economici, la Corea del Sud è sicuramente un miracolo economico, un paese che subito dopo la Seconda Guerra Mondiale era ricco quanto la Nigeria, in buona sostanza, e adesso è sicuramente nell'area asiatica un esempio di miracolo della crescita, ma ci sono anche paesi che sono dei disastri economici. E forse è quasi luogo comune, ma il più famoso è l'Argentina, paese ricchissimo all'inizio del Novecento, che poi comincia a incrociare un disastro politico dopo l'altro ed è ancora nelle condizioni che conosciamo. Anche questa è un'altra cosa che in qualche maniera mette un po' in discussione quell'enfasi sul capitale della parola capitalismo. Non dipende dalle materie prime, non dipende dalla benedizione di chissà quale potere ultraterreno, non dipende dal colore della pelle delle persone che vivono in un paese, dipende sostanzialmente dalle istituzioni e dalla disponibilità di un po' di libertà economica per provare a innovare, fare cose nuove, migliorare il modo in cui si fanno le cose vecchie. D'accordissimo. E, scusa, da questo punto di vista, e si lega anche un po' anche alle attività di Bruno Leoni, qual è quindi un buon modo, al di là ovviamente di leggere il tuo libro, che però sappiamo che si rivolge a una certa percentuale di persone, non a tutti, qual è un buon modo allora di riuscire a cambiare le percezioni? Perché io penso... che si debba partire inevitabilmente dai giovani, no? Perché i giovani sono primo perché saranno quelli che poi materialmente spenderanno più tempo a dibattere queste cose per una questione anagrafica, e secondo perché sono ancora, quando si è giovani, si è ancora disposti a cambiare idea. Io vedo invece poi da una certa età in poi, ma inclusa la mia, cioè ci si mette già in una nicchia e poi si fa molto più fatica. Questo lo dico da fan, qua sul canale lo sanno, del mondo liberale, credo che sia sempre stata anche una dei punti deboli, cioè quello di raccontarcelo fra di noi, dirci quanto tutto ciò è molto bello e molto degno, però fare sempre molto fatica a raggiungere poi il resto della popolazione e a spiegarlo. Qual è secondo te un buon modo, se c'è, anche magari nella tua esperienza con l'Istituto Bruno Leoni, che credo viva anche, no, questa difficoltà, che si rivolge a un certo pubblico e vedo anche come cercate di fare i video eccetera, si cerca anche di sfondare un po' questa muro di separazione. Ma ovviamente il vantaggio del sistema capitalistico è che è una cosa che uno riesce a utilizzare senza aver studiato il manuale di istruzione. Noi tendiamo a essere naturalmente, istintivamente, operatori economici molto migliori della nostra concettualizzazione dei rapporti economici. Se le persone decidessero di fare gli imprenditori o di comportarsi da consumatori come pensano che debba funzionare l'economia, sostanzialmente l'economia non solo italiana sarebbe un grande cimitero di iniziative. Invece
insomma, abbiamo la fortuna, nonostante tutti i problemi, la minore generazione di imprese degli ultimi anni, i problemi della produttività che ci sono in Italia, eccetera, però viviamo in economie, in ambienti economici relativamente brillanti, se adottiamo una prospettiva storica ad ampio raggio. Quindi, diciamo così, il vantaggio del sistema è che uno non ha bisogno di essere ideologicamente convinto per viverlo con propria soddisfazione e a proprio vantaggio, è un suo limite dal punto di vista della teorizzazione, per così dire, e poi anche della sua sopravvivenza, perché come tutte le cose, un certo regime economico, un certo regime politico, per continuare a vivere, per perdurare, ha bisogno che le persone ci credano e siano convinte della sua legittimità. Noi facciamo varie cose, ovviamente con un successo molto relativo. Una delle cose che facciamo, che a noi dà più soddisfazione personalmente, ma che è veramente un'iniziativa nel lunghissimo termine, è andare nelle scuole superiori e portare delle lezioni base, semplici, io credo intellettualmente oneste, al di là delle nostre proprie posizioni. Cerchiamo di insegnare quel poco di economia che serve ad essere elettori un po' più consapevoli. Ovviamente per sfondare, per abbattere questi muri, servono persone che abbiano, chiamiamoli competenze, chiamiamoli talenti, molto diversi dal mio. Persone, per esempio, che abbiano il gusto di raccontare delle storie, raccontando queste storie come romanzi, come film, come serie televisive, riescano anche a far emergere lì una consapevolezza più forte di certi valori, di certi problemi. Noi impariamo molto di più dall'esempio e dalla nostra serie TV preferita di quanto impariamo leggendo libri, incluso il mio. Ecco, questo secondo me è un tema molto interessante. Questo movimento di pensiero negli ultimi 100 anni, mettiamola così, è stato sempre fortemente minoritario, ed essendo in pochi era anche improbabile riuscire a incontrare talenti di un certo tipo. Però cominciano a esserci degli esempi anche di cultura popolare che forse aiutano ad accendere la testa delle persone su certi temi. Faccio un esempio molto banale. I film di Sibilia, incluso l'ultimo, che non è proprio rispettoso, come dire, dei diritti di proprietà intellettuale nel suo racconto, però sono tra i pochi film italiani che danno un racconto positivo dell'intraprendenza e dell'imprenditorialità delle persone, anche un po' della cialtroneria che ogni tanto si accompagna all'intraprendenza e all'imprenditorialità. Questo genere di strumenti però non possono essere l'esito di un progetto ideologico, perché una storia didascalica, una storia raccontata per dare un messaggio, di solito è una brutta storia. Devono venire da convinzioni profonde che poi si esternano nel modo in cui si raccontano le cose. Allora, leggo qualche domanda da chi ci sta seguendo. Allora, eccoci. Puoi chiedere del rapporto tra il capitalismo e il federalismo, che permette la decentralizzazione e mal si sposa col socialismo? Vado? Sì. Beh, come dire, un conto è l'articolazione di uno Stato, di un regime politico. Un conto invece è l'economia di mercato. Io sono convinto che i paesi nei quali vengono decentrati anche le decisioni politiche e nei quali, per esempio, la piramide fiscale è invertita, per cui sono le istituzioni più vicine al cittadino a raccogliere le tasse e poi semmai a mandarle al centro, tendono ad essere, diciamo così, sistemi più liberali, almeno potenzialmente. È anche vero che purtroppo, se abbiamo in mente il nostro paese, il federalismo sconta una di quelle colpe tipicamente italiane. Cioè, noi parliamo di tante cose per anni, ne discutiamo fino allo sfinimento e poi ci convinciamo che le abbiamo fatte. E quindi siamo convinti, per esempio, che l'Italia sia diventata un paese federalista solo perché ne abbiamo parlato tantissimo. Le cose non stanno proprio così, ma uno dei problemi del modo in cui funziona la nostra opinione pubblica, che è una
che è un'opinione pubblica litigiosa, ma che ha anche tanta voglia di discutere, e che dopo aver spaccato il cappello in quattro, a un certo punto ti stufi e ti dimentichi che il genere di dibattito che avevi intrapreso dovrebbe anche avere delle ricadute pratiche. Bene, allora, il capitalismo non è soltanto una dottrina economica, nel senso che comporta una particolare distribuzione del potere rispetto alle altre. Può essere questo un fattore a decidere le opinioni sul capitalismo, immagino, sì. Dunque, nel senso che si porta appresso l'idea del gigantismo economico, della fabbrica, della concentrazione della proprietà che determina ex ante gli esiti della guerra economica, sì. In realtà le cose stanno un po' diversamente, e quello che fa un'economia del mercato è precisamente parcellizzare il potere, fare in modo che questo potere sia molto diffuso, perlomeno nelle faccende economiche, perché alla fine i padroni dell'economia di mercato sono i consumatori. I produttori possono decidere, scegliere, sognare di sviluppare idee e progetti differenti, ma alla fine chi decide l'esito di una certa iniziativa sono i consumatori. Questo ovviamente molto spesso è brutale ed è complicato per chi ci resta in mezzo, non c'è dubbio. Però i padroni dell'economia di mercato sono in buona sostanza i consumatori. Ok, ancora. Cosa pensa Alberto delle teorie sulla fine del capitalismo espresse da Schumpeter nel libro Capitalismo, Socialismo e Democrazia? È un grandissimo libro e Schumpeter è anche un grande pensatore politico. La parte sulla democrazia è molto interessante, la parte sul capitalismo è molto interessante. Uno dei punti fondamentali di quel ragionamento è che a un certo punto il sistema capitalistico che accresce il livello di benessere porta sostanzialmente alla scolarizzazione di massa, porta alla produzione di massa di intellettuali, non riesce a mantenere le promesse implicite a queste persone che sono state accompagnate verso carriere intellettuali, e quindi queste sviluppano un risentimento profondo nel sistema di mercato, verso il sistema di mercato, facendo sì che, dice Schumpeter, no, la grandezza del mondo borghese, liberale, capitalistico, è quella di sottoporre tutto a vaglio critico, ma a un certo punto queste persone arrivano a sottoporre a vaglio critico anche quelle istituzioni che avevano consentito questa prosperità. Io penso che sotto alcuni aspetti sia quello che è successo e che succede. Queste opinioni estremamente negative nei confronti del sistema di mercato sono non a caso consonanti, coerenti con quella che è l'opinione dominante tra gli intellettuali un po' da sempre rispetto al sistema capitalistico. È interessante il mondo nel quale siamo oggi, perché è un mondo in cui la figura dell'intellettuale è molto diversa da quella che era in passato. Ci sono figure nuove che esercitano influenza sulle persone, e, insomma, questo è evidentemente un caso, e quindi dobbiamo vedere se in futuro di nuovo permarrà tra queste persone una idea così fortemente avversa nei confronti del sistema di mercato. Quel libro non va preso ovviamente come una profezia, anche se Schumpeter pensava un po' lo fosse in quel momento, però è pieno di spunti su trend che si sono diversamente palesati nel corso degli anni. Insomma, se noi fossimo stati in Inghilterra 5 anni prima che la signora Thatcher vincesse le elezioni, per esempio, non avremmo pensato che la trasformazione in un modello socialista della società era qualcosa di sostanzialmente inevitabile. Questo in Inghilterra, questo in Occidente, non solo di là della cortina di ferro. Bene, ce ne sono tante, quindi selezioniamo bene. Come spieghi l'aumento delle diseguaglianze, della forbice ricchi-poveri nei paesi occidentali negli ultimi 30 anni? Per salvare il capitalismo c'è bisogno di più keynesismo?
Insomma, più keynesismo di così, non so bene dove possiamo arrivare, mi sembra che se ne abbiamo già a sufficienza. La questione delle diseguaglianze è molto delicata e molto interessante. Nel libro ci sono delle pagine su questo tema. In larga misura, dove le diseguaglianze non sono aumentate, pensiamo al caso italiano, la situazione è più grave. In Italia, per esempio, abbiamo avuto sostanzialmente un sistema cristallizzato nel quale la cosa veramente grave è che le diseguaglianze rilevanti oggi sono le stesse diseguaglianze che erano rilevanti 50-60 anni fa. Cioè sostanzialmente nascere al nord o al sud del paese è ancora il dato più importante per stimare quanto sarà, quale sarà verosimilmente la propria condizione nel prosieguo della vita. La cosa importante non è tanto che ci sia un limite a quanto uno può essere più ricco degli altri, ma la cosa importante è come uno è diventato più ricco degli altri. Questa non a caso era un'idea anche popolare a sinistra, tra virgolette, alcuni anni fa. Se questo diventare molto più ricchi degli altri significa lucrare privilegi che vengono distribuiti dal decisore politico, vivere sostanzialmente in contiguità al potere, questo è un problema. E ci sono dei casi in cui così, ci sono dei casi di settori fortemente regolamentati che succhiano un sacco di risorse alla società, in buona sostanza, perché lo possono fare, perché gli viene consentito di farlo dal potere politico. Ma se invece essere diventati Jeff Bezos significa aver fatto quello che ha fatto Jeff Bezos o quello che ha fatto Bill Gates, un capitalista spietato prima di diventare un simpatico vecchietto filantropo, che però sostanzialmente ha portato un PC in tutte le case, migliorando straordinariamente la produttività e la vita di tutti. Quindi non chiediamoci tanto qual è la forbice, chiediamoci da dove vengono queste diseguaglianze. Leggo l'ultima, poi c'era anche Giorgio che voleva farti un'ultima domanda, se poi Giorgio. Allora, quali saranno i futuri cambiamenti sostanziali nel capitalismo come lo conosciamo oggi e quali possono essere le situazioni / condizioni che possono in futuro metterlo in discussione? Questa volta la risposta è brevissima, non lo so. il bello del futuro è esattamente questo, non lo conosciamo, deve ancora venire. Pensavano fossi anche stregone tra le tante cose, Alberto. Ho lasciato a casa la palla di vetro stasera. Il Palantir di Saruman è andato perduto, ragazzi. Giorgio. Io ho una domanda su, diciamo, una cosa di attualità, dove di nuovo la risposta ovviamente non lo so, però mi piaceva sapere il tuo punto di vista. L'intelligenza artificiale, che è una cosa di cui stavo parlando tantissimo, io ci sto provando anche a smanettare un po' per questioni di lavoro e di interesse personale, e effettivamente è molto impressionante, ha la potenzialità di rimpiazzare veramente tanti lavori, e se la crescita è esponenziale come lo è in questo modo, come lo sta facendo in questo periodo, c'è veramente la possibilità che non sappiamo nemmeno quali saranno i lavori che sopravviveranno a questo fortissimo sviluppo di intelligenza artificiale. Registro un grande entusiasmo da parte del mondo non capitalista che dice: ah, visto, adesso finalmente ci possiamo affrancare dal bisogno del lavoro, universal basic income per tutti quanti, fine del capitalismo. Qual è il punto di vista invece, se ne hai uno, di come potrebbe gestire una cosa del genere il capitalismo, anche per tutti gli sconquassi inevitabilmente sociali che potrebbe causare? Non posso dire di avere un punto di vista particolarmente informato. Posso dire quella che è un'impressione, ed è esclusivamente un'impressione. A me sembra che quello che vediamo per ora noi che ci smanettiamo non per lavoro ma per diletto, è qualcosa che ha veramente la possibilità di superare tutta una serie di lavori intellettuali, mettiamolo in questi termini, lavori intellettuali non magari che richiedono straordinaria creatività, ma lavori intellettuali routinari, per esempio. E questo è un problema in società
città che hanno sostanzialmente privilegiato il lavoro intellettuale rutinario su qualsiasi altro, anche nella formazione. Quindi dovremo stare a vedere. Se il mondo di ieri è maestro per il mondo di oggi e di domani, noi tipicamente sappiamo che tutte le nuove tecnologie sono state accolte con grande scetticismo e con comprensibile paura, ma poi hanno consentito delle straordinarie accelerazioni di produttività che hanno portato a trovare nuovi impieghi per risorse e monetarie e umane. Però ovviamente non è detto che la storia si ripeta né in un senso né nell'altro. Il futuro è sempre ancora da scrivere. Su questa cosa che i computer risolveranno il problema del socialismo è una cosa che si sente da tempo anche, diciamo così, in versioni molto più primitive, insomma, rispetto all'intelligenza artificiale. Però, ribadisco, sono veramente solo impressioni di uno la cui esperienza e la cui capacità di capire queste cose non va molto al di là di giocare con ChatGPT. Grazie mille. Bene, ti leggo un'ultima domanda, già che ci siamo, si è aggiunta adesso. Se l'aumento della diseguaglianza si accompagna a un livello di benessere superiore per tutti, è ancora da considerare un problema? Può esserci una correlazione tra le due cose? Beh, nel momento in cui queste diseguaglianze sono, come dicevamo prima, il frutto della capacità di soddisfare i bisogni di altri, sì, la capacità di venire incontro ai bisogni degli altri può anche, anzi, sperabilmente deve essere quello che giustifica, che rende possibile lo straordinario miglioramento delle condizioni di alcuni. Il punto, molto spesso, se qualcuno ha letto il libro di Piketty, per esempio, Piketty se la prendeva tantissimo con la signora Bettencourt, adesso passata a miglior vita da qualche anno, che era la proprietaria dell'Oréal, una delle donne più ricche del mondo, sicuramente la donna più ricca di Francia, e se la prendeva molto con lei perché diceva, ecco, vedete, questa è ricchissima, sempre più ricca, non ha mai lavorato un giorno in vita sua. Può essere vero, ma il suo capitale ha lavorato per lei, e se ha lavorato per lei rendendola ancora più ricca, vuol dire che è andato a finanziare iniziative di altri, prodotti, idee innovative, nuovi servizi. Il problema dell'aumento delle diseguaglianze è quando, diciamo così, si accompagnano a quello che potremmo chiamare un riflusso di dinamismo economico, cioè quando si assiste a un aumento della diseguaglianza e nello stesso tempo a una stagnazione dell'economia, perché in quel caso, diciamo così, è un buon segnale che queste maggiori diseguaglianze segnalano solamente la prossimità al potere politico e non la capacità di innovare, di migliorare, di costruire cose nuove a vantaggio degli altri. Perfetto. Alberto, io direi che possiamo concludere. Ovviamente ti ringrazio per il tuo tempo. Sono io che ringrazio moltissimo te e tutti voi. Il tuo nuovo libro, Capitalismo, tascabile, facile da anche da leggere, da concludere, insomma, 167 pagine. Scritte grandi. Non ci sono scuse. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille a tutti voi. Grazie mille, Alberto. Buona serata. Grazie mille. Buona serata.